I medici dell'azienda ospedaliera Antonio Cardarelli hanno incontrato i colleghi arrivati dal grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano e con loro hanno condiviso l'organizzazione e le best practice messe in campo per governare al meglio due tra le più grandi e complesse aziende ospedaliere della sanità italiana. L'incontro è frutto di un protocollo d'intesa firmato nel febbraio di quest'anno dai direttori generali Ciro Verdoliva e Marco Trivelli, desiderosi di realizzare una fattiva condivisione delle conoscenze e dei modelli gestionali acquisiti da ambo le parti in quasi un secolo di storia e di assistenza, spronati dai governatori De Luca e Fontana. Siamo orgogliosi di ospitare il presidente Fontana alla delegazione degli Amici di Milano, perché questo gemellaggio Cardarelli-Niguarda, questo gemellaggio Milano-Napoli è qualcosa che ci fa onore e che può rappresentare un messaggio per l'Italia di oggi. Le persone per bene si possono riunire, possono lavorare insieme. C'è veramente fra di noi un rapporto di grande cordialità, vorrei dire di grande amicizia. Davvero abbiamo costruito un rapporto eccellente con la Regione Lombardia. E questo gemellaggio fra due punti di eccellenza della sanità italiana, Niguarda Cardarelli, consolida questo rapporto di collaborazione e di amicizia fra Napoli e Milano. Il presidente Fontana ha avuto modo di verificare, i suoi collaboratori hanno avuto modo di verificare che abbiamo qui una struttura davvero straordinaria per le qualità dei suoi medici, della sua organizzazione, delle sue tecnologie, e quindi al di là delle ricorrenti lamentazioni e stupidaggini che sentiamo circolare a Napoli e in Campania, le persone intelligenti ed equilibrate sanno che è in atto un lavoro straordinario di riorganizzazione e sanno che questa è una sanità che ha delle punte di valore davvero straordinario. C'è la volontà di collaborare, di mettere sul piatto le rispettive eccellenze e cercare di trarre da questa valutazione, da questo confronto, ulteriori miglioramenti reciproci. Devo dire che Cardarelli è una realtà molto importante, devo dire che non ha quella notorietà, quella fama che si meriterebbe, e quindi col nostro Niguarda, che è un'altra eccellenza, credo che si possa fare un ottimo lavoro.